Ci sono idee nate per rivoluzionare il mondo. Invenzioni pensate per cambiare la storia. Progetti venuti alla luce per cambiare la vita di tutti noi. Nell'anno del Signore 2007, un gruppo di scienziati creò un'invenzione destinata a cambiare le sorti dell'umanità. Da allora, ogni anno, le migliori tecnologie conosciute e i più importanti studi ingegneristici sviluppano e migliorano quello che oggi è considerato il miracolo tecnologico definitivo. Signore e signori, Super Buzz! Ammirate le forme e i colori di questo fantastico gioiello tecnologico in questa nuova versione totalmente rinnovata. Questo meraviglioso prodotto dalle sembianze umane possiede un nuovissimo software che gli permette di comunicare tramite un complesso sistema di sintetizzazione vocale. Buongiorno! Dotato di un lettore ottico posto sul petto, è in grado di riprodurre qualsiasi file musicale in ogni formato esistente. Sì, tutti quelli che... Godetevi la perfezione del suono. Apprezzate la corposità dei medi. Solo che pensavo a quanto è inutile farne fare, credere di stare bene quando e togli le tue mani al mi riabbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na più me lo so spiegare. Le vibrazioni degli alti. Brava, brava, come sono brava, brava, come sono brava, sono brava, sono tanto brava, faccio quasi tutto con la voce, sembro un usignolo, sì. Forse fosse qualche nota, non è proprio giusto, giusto, ma però io sono gente che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti trillo, senti trillo, fate un po' sentire queste note così basse, così. Vado su, vado su, vado su. Ed ora godetevi a pieno la potenza dei 10.000 watt dei suoi amplificatori. No sole, no sole mio, sto in fronte a te, sto in fronte. Che dire? È che sono bravo. Sì, sei bravo. È che sono molto bravo. Sì, sì, sei molto bravo. Che sono fra i più bravi del mondo. Sì, forever. Sei il più bravissimo forever. In the world. Sì, va bene, basta. Ta 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 ta, pubblicità. Nel mio intimo c'è Cilli. E chi ce l'ha messo? Certo, perché Buzz si non paga da sé. Stamattina. Basta ascoltare qualche piccolo messaggio pubblicitario. Ti piacerebbe mantenere il tuo water sempre pulito e igienizzato? Falla nel lavandino e rimane pulito. Ma Buzz è anche la miglior piattaforma televisiva esistente. In esclusiva, questo mese, le avventure dei Pirati dei Caraibi. Signor Cotton, risponda! E tu perché c'hai un polpo in testa? Boh, avrò esagerato con lo shampoo alle alghe. La grande soap della famiglia Forrester.
ci prova con Eric, ma Eric non ci sta. Stephanie ci prova con Eric, ma Eric non ci sta. Taylor ci prova con Eric, ma Eric non ci sta. Ericchione. Le sfide di Karate Kid. La paura esiste in questo dojo? No, sensei! Il terrore esiste in questo dojo? No, sensei! La patata esiste in questo dojo? No, sensei! E infatti dobbiamo parlarne, perché non... Ritorna l'ultra bellezza di Plastic. Perché è così triste? Guardi che bel seno che le ho fatto. Sì, ma io mi chiamo Mario ed ero venuto a prendere i numeri del gas. I grandi reality. Il boss delle torte. Dobbiamo fare un dolce per il compleanno di Nicole Minetti. Ma dobbiamo fare qualcosa che la rappresenti. Cosa possiamo fare? Un calippo. Questa settimana SOS Tata. Cara Tata Lucia, mi chiamo mamma Elena. Ho 6 figli che mi fanno diventare matta e uno che sta per arrivare. Che cosa mi consigli? La pillola. E per tutte le famiglie, Don Matteo. Don Matteo, parli mai con Dio? Sì, tutte le sere, prima di andare a dormire. Preghi? No, sbatto il mignolo sul comodino. Super Buzz, il grande intrattenimento a casa tua. In questo giorno di gioia, Cranti e Pampini, apriamo il nostro cuore e accogliamo con un grande applauso colui che è giunto in terra e per noi si è fatto scemo. Fratelli e sorelle, dalla santa terra di Sardegna, il muflone dell'intrattenimento, Marco Bazzoni. Buonasera! Grazie! Grazie mille, grazie di questa fantastica accoglienza. Sono contento di stare in questo bellissimo palazzetto allestito alla perfezione. Se posso fare un piccolo appunto. I camerini. Allora, qua ci sono 40 gradi, nei camerini meno 27. Ho bevuto un'aranciata, nei camerini ho pisciato un calippo, per dire. Questo poi per tutto il resto, benissimo, bellissima accoglienza. Questa è la seconda volta che torno, insomma, qui a fare la convention dell'Herbalife. C'è il super patron in the world forever di Herbalife. Probabilmente non mi conosce, you don't know me, but I am in Italy one of the most important comedian in Italy, one step over Roberto Benigni, over... Questo lo riconosco chiaramente, un applauso di presa per il culo. Però l'avete fatto al momento giusto, anche perché oggi siamo qua, penso, quanti siamo? 5.000, 6.000 persone. Le probabilità che uno di voi faccia partire l'applauso al momento giusto sono sicuramente inferiori rispetto a quelle di un pubblico di 30-40.000 persone ai quali sono abituato io normalmente, diciamo. Oggi non è... Ma devo venire fino a qua a farmi prendere per il culo, non ho capito. No, invece ho sentito tanto calore da parte della gente, mi hanno riconosciuto tutti, quasi non ce la facevo arrivare... Tutti, ma... Buzz! Buzz, vieni che facciamo la foto! No, prendi il telefono, parla! Pronto, ma chi è? Parlaci! E mia zia, parlaci! Pronto, ma... è in ospedale, c'ha 3 giorni di vita, parlaci! Ma che cazzo le dico? Falle buzz! E poi muori! Non ho fatto
tanta strada per venire, sono venuto da Milano, sono venuto in macchina, tanto la macchina ormai conviene, qua in Italia la benzina è arrivata a 2 euro, siamo al doppio del tavernello più o meno. Io solitamente viaggio in aereo perché è molto più conveniente, puoi prenotare un aereo low cost, lo prenoti prima, l'unica cosa che devi stare, a cui devi stare attento quando prenoti un aereo low cost è che ti accorgi che l'aereo è un po' troppo low cost quando l'acqua sull'aereo la distribuiscono così. Allora dicevo, però mi è capitato, io viaggio spessissimo, l'ultima volta volevo condividere questa cosa con voi, visto che ci sono tante donne in sala, mi è capitato per la prima volta di prendere un aereo con un pilota donna, che è una percentuale bassissima, credo che sia lo 0,2%, non vi nascondo che quando siamo saliti sull'aereo e abbiamo sentito la voce del capitano, qualcuno ha avuto un po' di paura, me compreso. Ora, signori passeggeri, benvenuti dal vostro comandante, la signora... Ma guida una donna? E invece, siccome vedo già le facce delle signore, invece vi devo dire che, come per tutti gli altri voli, siamo partiti tranquillamente, la partenza è stata tranquilla, il volo neanche uno sballottamento, atterraggio morbido, arrivati puntuali, pilota donna. Pilota donna. Poi ci ha messo 3/4 d'ora a parcheggiare, però... Vieni! Gira tutto! Ma non vedo niente! Vieni! Gira! Retromarcia! Non vedo niente! C'ho anche lo smalto fresco! Come faccio? Vieni! Piano! Non ce la faccio! Non vedo niente! Neanche lo specchietto! Scendo e lo lascio qua! Hai visto? Mi è venuto addosso! Era la torre di controllo. Comunque, viaggi a parte, convention dell'Herbalife, quindi siete molto attenti proprio per come è fatto questo prodotto all'immagine, alla linea delle persone, e questa cosa nel mondo dello spettacolo è esasperata. Pensiamo agli artisti che devono sempre stare in forma, ai cantanti. Prendiamo un esempio su tutti, Tiziano Ferro. Forse non sapete che a inizio carriera pesava 111 kg. E non se lo cagava nessuno. Allora, cos'è successo? La sua allora produttrice, la dolce e gentile Mara Maionchi, guardò un Tiziano leggermente sovrappeso e disse: cazzo Tiziano, sei un ciccione, porca troia, devi dimagrire, se no il disco non te lo faccio fare, stronzone! Tiziano, così, leggendo fra le righe, capì che forse sarebbe stato meglio migliorare la propria immagine, fece una dieta bilanciata, a pranzo un bel bicchierone d'aria, così, queste, si ripresentò magro come un fuscello al cospetto della dolce e gentile Mara Maionchi, che guardandolo naturalmente dimagrito disse: cazzo sei rachitico! Ma il disco te lo faccio fare lo stesso, per me sì! E Tiziano gli fece fare il disco e fu subito successo. Un disco successo, due successo, è diventato una star a livello mondiale anche grazie alla propria immagine. E allora io sono riuscito però, lui dice che non ha fatto nessuna fatica a fare questa dieta. Io invece sono andato a scovare una delle sue canzoni di inizio carriera, dove ho avuto il testo perché sono molto amico di Mara Maionchi. Abbiamo fatto militare insieme e volevo farvelo sentire. C'è un tecnico che mi dice qual è il mio microfono, per piacere, quello per anche pagare. Ah, è qua sotto, scusate. Che stronzo che sono. Allora, di Ferro Maionchi Dietor Herbalife Notte Giorno. È tutto, un po' tutto, hanno mischiato. Sono gli autori questi. Un uomo nuovo. Ah.
Il mio sguardo nello specchio è felice perché vede un uomo nuovo. Lo puoi vedere. Ed ora sono fico, ma ti giuro che ero come Ciccio Bombo, il cannoniere. Ma questa è acqua passata. E ora sono bello, sono fico, ballo bene, faccio i soldi e sono molto in forma. Mi invitano alle cene e dico no 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 no. A Natale niente panettone, a Pasqua senza uovo e Piawar senza stuzzichini, Capodanno senza cotechino. Masticazzi, vaffanculo al Vita Snella e alla Marcuzzi. Sono distrutto, vorrei fare i gargarismi con lo strutto. E ora basta, voglio un porco per leccargli la cotenna. Non mi fermi se ora spalmo il gorgonzola sulla Nutella. E se torno Ciccio Bombo e nessuno mi vuol più ascoltare, me ne fotto e mi strafogo, tanto i dischi li ho venduti. E allora, grazie. Sono molto contento, vedo che ancora la gente resiste, hai degli ottimi gusti. La gente resiste, qua vedo, come dicevo prima, tanti uomini, tante donne. Prima di decidere se una persona per uscire di casa, andare in un posto, ha bisogno di alcune informazioni. Le donne, prima di decidere se andare ad uno spettacolo, una festa, da qualsiasi parte, chiedono giusto quelle due, tre cose. Ascolta, a che ora dobbiamo cominciare questa sera? Io mi preparo, mi metto il tacco alto o il tacco basso? Ma siamo tutti parenti oppure c'è qualche amico? Si mangia prima o dopo lo spettacolo? Mi devo vestire elegante o casual? E quanti siamo? Più di 10 o meno di 10? Il tavolino lo voglio in prima fila? Un maschio, per decidere se andare da qualche parte o non andare, ha bisogno soltanto di una piccola informazione. Ora chiedo a questo signor fotografo, come si chiama? Può dire anche un nome a cazzo per la privacy se vuole. Raul, io chiedo a Raul, Raul non mi conosce, lo chiamo e gli chiedo: Raul, vuoi venire con me? Andiamo in un posto qualsiasi, ad una festa di compleanno, va bene? Raul, per decidere se venire con me, e neanche mi conosce, in questo posto, o rimanere a casa sua in pantofole a guardare la partita mentre mangia le Pringles, ha bisogno soltanto di una piccola informazione, questo spartiacque, questa che gli fa decidere se uscire o non uscire. Una sola, un'informazione piccola ma determinante. Chiamo, una domanda sola. Pronto, ciao Raul, senti, domani sera vuoi venire a una festa di compleanno? Vuoi venire a una festa? C'è figa? Basta! Se c'è viene, se non c'è non viene. Lo potevo invitare anche una partita di calcio. C'è figa, se viene, se non c'è non viene. Da qualsiasi altra parte, c'è figa, se ci viene, se non c'è non viene. Un uomo per trovare figa sarebbe capace anche di andare a un concerto di Marco Mengoni. E siccome vedo qualche faccia, magari in America non è conosciuto Marco Mengoni, dall'altra parte c'è qualcuno che non lo conosce. Marco Mengoni è un cantante che è uscito qualche anno fa da X Factor in Italia, è arrivato secondo, non so qua. Gli hanno dato un sacco di premi. Io ho detto: questo è bravo, non è il mio genere, ma questo è bravo. Poi è sparito ed è tornato dopo un po', adesso anche al Festival di Sanremo, e ha completamente smesso di cantare. Fa delle cose tipo...
E fuori mare freddo, e nebbia scenderà, e infinita nevrerà. Second love, per nascere ancora, per nascere ancora, ancora, per nascere ancora. Che cazzo c'è scritto? Vado sul testo su internet, c'era scritto per nascere ancora. Marco Mengoni. Pronto? Sì, ciao. Scusami se ti disturbo a quest'ora. Che è successo? Perché hai questa voce? No, lascia stare, purtroppo ti ricordi mia nonna che stava male, purtroppo oggi ci ha lasciati, è morta. Mi dispiace, non sapevo niente. No, vabbè, non è importante, volevo soltanto dirti questa cosa e dirti che domani alle 4 c'è il funerale. Se vuoi venire... Mi chiedono, ma c'è figa? Aspetta, perché la risposta è molto peggio. È certo che c'è figa, se no mica ti invitavo. Continuiamo a chiederlo, voi donne non lo sapete perché ce lo chiediamo fra un maschio. Sempre per questo, oh c'è figa, sempre. Perché inconsciamente abbiamo paura che da un momento all'altro sparisca. Ed è una paura fondatissima, perché una nota teoria dice che se dovessero sparire le api, il mondo finirebbe in 4 anni. Pensa se sparisse la figa! Ti svegli il giorno dopo e il mondo è cambiato completamente. Completamente cambiato. The day after the figa. E la sta traducendo. Apri gli occhi ed è tutto cambiato. Accendi la televisione e c'è Giorgio Mastrota che sta accarezzando i materassi da solo. Guardi il calendario Pirelli e ci sono veramente i copertoni. Esci per strada e non c'è più da nessuna parte Hello Kitty. È morta. Federico Moccia è tornato a fare il mestiere che gli compete. Il bracciante agricolo. Vai in edicola, vai in edicola, hanno cambiato i nomi dei giornali. Divo è uomo, Gioio, Uomo moderno, Mani di fata è diventato Mani di fabbro. La metà degli sport spariti, perché se non esistesse la patata pensate che esisterebbero sport come gag, step, aquagym, pilates, zumba. Forse per noi maschi ci sarebbe braccio di ferro ruttando, pugilato con le spranghe, bestemmia con l'arco. Le canzoni d'amore probabilmente non sarebbero mai state scritte, perché sono state scritte quasi tutte per una donna. Ti stai sbagliando, chi hai visto non è Pasquale. Mai! Mario dagli occhi blu, senza basette lo stesso non sei più. Aspetta, baila Giuseppe, anche se non hai le tette. No, compagnie telefoniche finite, perché la telefonata fra un maschio e un altro e ci vieni, c'è figa, no, un centesimo, vaffanculo, la wind, la team, la vola, fa la tre, si torna ai segnali di fumo, uno c'è figa, due non c'è figa.
Torna su. Ed ora, il momento che stavate aspettando. Il baluardo della musica italiana nel mondo. 12 Grammy Awards. 18 dischi di platino. 15 milioni di spettatori nella sua ultima tournée in Sud America. Torna in Italia il più grande cantante dell'ultimo millennio. È giunto a noi l'emissario terreno del dio della musica. Gianni Ciano! Grazie a tutti, siete un pubblico stupendo, siete tutti bellissimi, tranne te, tutti molto belli, tu no. Innanzitutto vorrei cominciare facendo un in bocca al lupo al mio amico Giulio, che purtroppo ha avuto un pericolosissimo intervento alla prostata e probabilmente non riuscirà più a fare l'amore. Vai Giulio, tieni duro. Grazie. A te. Grazie a te. A te. A te no. Poi volevo ricordarvi anche che da domani in tutte le piazze d'Italia ci saranno delle manifestazioni a favore dei diritti della donna, perché la donna spesso viene trattata in maniere terribili in tutto il mondo, viene spesso vista come un oggetto, spesso non ha il diritto alla parola, il diritto di espressione, il diritto di voto, e questa è una cosa terribile. Quindi mi raccomando, domani, per difendere i diritti della donna e per cambiare il pensiero sulle donne in tutto il mondo, venite numerosi, perché è pieno di figa. Il primo brano che andrò ad eseguire questa sera è un brano che volevo dedicare ad una persona sempre nell'occhio del ciclone, ingiustamente. In realtà lui è una bellissima persona e sto parlando di Fabrizio Corona, e questo brano si intitola La Galera. No, prego maestro. Perché ci deve essere la galera al fresco? No, 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 no. Perché questa violenza di questa persona al gabbio? No, 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 no. Amico mio Fabrizio, ora rischi l'orifizio. Quella foto ti castiga di tre seghe con una figa. Corona, pensa alla fuga. Pensa alla fuga. Scappa da tutti i piedi piatti, è meglio la fuga. E viva la fuga, ma che voglia di fuga. Ti conviene pensare alla fuga, perché in galera non ne troverai più. Grazie. Grazie a tutti, tutti bellissimi. Tu. E il brano con il quale vi volevo salutare è un brano che parla di ingiustizia e giustizia. Prego maestro, con questo vi saluto. Grazie.
se il portafoglio non lo ritrovi più. Tutturutu, tutturutu, se l'onestà è ciò che conta di più. Tutturutu, tutturutu, ma se ti aspetti che ti faccian lo scontrino, che si timbri allora giusta il cartellino. Ma se vivi in Italia e vuoi credere che se hai smarrito qualcosa lo riportino a te. Attaccati al canto, attaccati al canto. Se hai bisogno di un lavoro, lo trovi col canto. Puoi fidarti dei fratelli tuoi, questa Italia è la terra che vuoi. Orgogliosi di vivere noi in un paese del canto. Grazie. Grazie mille, io posso avere, intanto trovo questi anelli che sono agghiaccianti, posso avere la chitarra per piacere, la pago a parte, grazie, se fosse possibile avere una chitarra. Ora non vi aspettate grandi cose da questo numero che faccio con la chitarra, perché dare una chitarra in mano a me è un po' come mettere Monica Bellucci nel letto di Cristiano Malgioglio. Non... Anzi, approfitto che siamo in tanti per scusarmi ufficialmente con il presidente dell'Associazione Italiana Chitarristi, che ieri sera, dopo aver sentito il mio pezzo, si è dovuto suicidare. Allora, in realtà non è che non so suonare la chitarra, so fare quei 3-4 accordi che sanno fare tutti. Re, Sol, La e La 9. In realtà ancora non ho capito cosa sia, ma fa molto figo quando... Mi fai un accordo? Ti faccio un La 9? Sembra già un chitarrista. Non è importante quanti accordi sai fare, perché in realtà c'è gente che con 3-4 accordi ha fatto la storia della musica, ha venduto tantissimi dischi, ha fatto tantissimi concerti. E oggi, come oggi, il re dei 4 accordi in Italia è uno soltanto. Scusate se sono venuto senza camperos, ma Luciano Ligabue senza camperos è un po' come un testimone di Geova senza citofono. Mi fa morire. Ma cazzo, vai. Allora, se sei nato per fare una cosa, fai quella. Fai quella. Ora Ligabue dice, sostiene, ha convinto centinaia di migliaia di persone, milioni di persone, di essere una rockstar. Invece aveva tutte le carte in regola per fare il comico. Tutto. Ha già il personaggio fatto, pronto. Chitarra pelvica. Ondulazione controllata del capello Pantone 14. Plettro tenuto in mano come un'ostia consacrata. Dito che indica costantemente a cazzo. E camminata da bagnino di Pinarella di Cervia. E sa i miei stessi 4 accordi. Guarda, Re. Sogni di rock and roll. La, Sol. Sogni di rock and roll. La, Sol. Sogni di rock and roll. Sogni di rock and roll.
Occhio che arriva la 9. Per una magia così dice vale pena vivere. Perché sei vivi va così come sei. Per un sogno da 2000 lì. Quattro accordi e quattro parole. Sogno, magie, rock and roll e wi. Con i quali ammalia folle di centinaia di migliaia di persone. Siete mai stati a un concerto di Ligabue? Grazie. Perché c'è sempre un sogno. E il sogno è la magia del rock and roll che wiwi. E quando wiwi nel sogno la magia del rock and roll wiwi. E se wiwi wiwi nel sogno della magia. Perché il rock and roll è la magia del sogno del rock and roll che wiwi. E se wiwi wiwi nella magia del sogno del rock and roll che wiwi. E tutti ma che cazzo ho detto? Ormai è talmente successo che può dire qualsiasi cosa. Il sogno del rock, la magia Io pensavo fosse delirio di massa unito a demenza senile. Poi ho detto no, voglio informarmi, perché io quando prendo per il culo qualcuno lo faccio in maniera scientifica. Sono andato al suo paese, Correggio. Un paese dove tira una brutta aria. Questa fa cagare ma piace a me. Tanto quanto avete pagato? Oggi niente. Che cazzo volete? Allora, sì. Sono andato a Correggio e ho chiesto un po' alla gente, ho chiesto a un ragazzo che mi ha detto no, guarda che lui è sempre stato così, fin dai tempi delle medie. Allora oggi interroghiamo L. Ligabue, la cattedra. E non mi dispiace, prof, ma non ho studiato. Luciano, non fare il cretino, vieni alla cattedra o ti do 2. Forza, prof. E spara. Adesso sparo io, forza, parlami del sud-est asiatico. Il sud-est asiatico è il sogno della magia del rock and roll. E no, non ci siamo, eh? O mi dici qualcos'altro o non ti do la sufficienza. Sei meno, però lode a lui che ha avuto con quattro accordi ha avuto tutto questo successo, ma successo non basta mai. Perché per quanto tu possa avere successo, c'è sempre qualcuno che ha più successo di te. E nel caso di Ligabue parliamo di Vasco Rossi. No, io non sono fan né di uno né dell'altro, però è innegabile, sarà perché Vasco ha iniziato prima, ma vende sempre qualche disco in più, fa sempre qualche pagante in più ai concerti, ha sempre qualche fan in più. E a Luciano li girano i maroni. Anche perché lo prendono per il culo tutti per questa cosa, anche se lui non risponde mai, anche Vasco stesso. Ma stesso l'ha attaccato spesso. È stato chiaro? Luciano Ligabue è un bicchiere di talento in un mare di presunzione. Porco wiwi. E soffre Luciano per questa cosa. Non ha mai risposto. L'unica risposta che ha dato, e l'ho scovata io, è stata una risposta da signore. Perché ha risposto così. Thank you.
non c'è niente di male nella vita ad arrivare secondi. Anche e soprattutto quando il primo è un grande del rock. Ed è per questo, amico Vasco, che ti dedico questa canzone. Ascoltami, non ce l'ho con te, che importa se hai venduto più dischi di me, ma credimi, te lo meriti, tanto i rocker più forti del mondo lo sai, siamo noi, anche se tu lo sei i rocker più forti del mondo lo sai, siamo noi, anche se tu lo sei. Un pochino in più, un pochino in più, un pochino in più. Tu canti sempre il mondo che vorrei, io sogno un mondo dove non ci sei. Mi faccio il mazzo per raggiungerti, ma tu in ogni cosa che fai, se si parla di noi, porca troia, sei sempre un pochino in più. Un pochino in più. Io non capisco. A Roxy Bar ci sono stato ed è un bar di merda. Hanno anche le brioche vecchie. La combricola del Blasco ormai è andata tutta in andropausa. Vasco, io ti voglio bene, anche se non l'hai mica capito. Che Sally, Laura, Silvia, Toffimi e Alba Chiara sono una banda di zoccole. Ma quanti stadi ancora riempirai? Perché barcolli ma non cadi mai. Io spero che un giorno a San Siro attraversi la strada senza guardarti in giro e un tir contro umano ti veda passare ed aspetti a frenare. Un pochino in più. Attento Vasco! Un pochino in più. Già Milano! Un pochino in più. Grazie! Grazie a tutti! Io... Basta, Marzio, abbassa un secondo solo, io... Il primo tempo è finito, non c'è stata neanche la risata, ho visto la disperazione nei vostri occhi quando l'ho detto. Niente, quindi saluto io ufficialmente, molto bene. Io prima di andare via volevo tanto ringraziarvi per avermi invitato la seconda volta a questa bellissima festa, perché alla fine questa è una festa della quale ho fatto parte per la seconda volta. Volevo soltanto dirvi una cosa: ora su questo palco, sul palco del prossimo anno, probabilmente saliranno altri artisti, accoglieteli con lo stesso calore, venite, andate a vederli dal vivo e diteli che io
sono più bravo. Grazie a tutti. Grazie Herbalife.